E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è sabato 23 23 marzo. marzo e sono a casa anche lunedì e martedì e bisogna portare avanti tutti i lavori perché a fine settimana, fine prossima settimana per Pasqua ci trasferiamo. Quindi oggi monteremo su lo specchio, monteremo questo qua a muro. E faremo il lavoro della televisione con la canalina, tutto bene. Porterò su scatoloni di vestiti. E dopo valutiamo se qua occorre dare ancora una mano di pittura oppure procediamo a fare i battiscopa, così poi possiamo spostare la troncatrice di tutto quello lì e fare spazio per poter pulire, per poter portare lunedì il divano. E io metterei su anche quelli per le tende qua. Ah sì, quasi quasi. Quindi adesso procediamo Al e ci vediamo più lavoro. tardi. Sì, mi stavo dimenticando di farvi vedere, anzi, riesce a vedere il rubinetto della Franke messo in cucina, già tutto a posto, funzionante, che si può staccare, flessibile. Insomma, anche tutti i collegamenti idraulici. Aia! Tutti i collegamenti idraulici fatti anche delle lavastoviglie e quindi. Nel frattempo in cucina ho anche tagliato le tovagliette e le ho posizionate all'interno di ogni cassetto e ogni ripiano, in modo tale poi da posizionare comunque sopra tutte le cose, così almeno non si rovina la cucina nuova. Bagno completamente pulito ovunque. Io il mio l'ho fatto, tu invece? Il mobile, guardate che bello, ups, è stato messo a filo così, è tutto perfettamente a bolla, questo non si muove, qua si appoggiano i vestiti, ovviamente il mobile è stato anche fissato al muro, quindi vedete che non si muove, giusto a filo lì della fila, si può aprire senza rischiare di far venire giù il mobile. Pomeriggio poi toccherà fare un po' di cable management qua per la fibra che magari la metteremo intanto qua. In più, In più, vorremmo in più. mettere in più il primo arredamento e appendere qua una cosina che abbiamo Giusto che dà comperato. un tocco di colore diverso dal grigio. E in più volevo tagliare l'erba, solo che ho cominciato a fare una riga e ho esaurito il carburante e quindi se non piove pomeriggio taglierò anche l'erba, oltre a finire di dare una mano a questa stanza qua, daremo ancora una mano dappertutto. Domani pomeriggio potremo mettere su il battiscopa e tutte le E la cose. televisione. Pomeriggio sì, tiriamo giù la televisione e organizziamo tutto il cable management del. Della TV. E poi domani dovrei liberarmi tutto qua, lo sai, e sistemare, portare a casa quello che non serve. L'hai Sì. Full presi da presi. Ur. Bellissimo. Con molti sforzi siamo riusciti a fare l'ultima mano del ripostiglio, colore quasi esaurito. Al limite. E adesso, dopo aver tirato giù tutti i cavi della televisione, andremo a mettere la canalina nel muro. Ho già fatto un foro perché andremo a metterla così. Poi la copertura è color grigio e la mettiamo lì. Quando è così, un foro qua, canalina montata. Adesso praticamente prendiamo questa canalina messa, adesso vediamo come sta. Tira, vediamo quanti ne abbiamo. Qua Uno. neanche si vede. Qua neanche si vede. È perfetta. Stesso colore del muro. Da lontano non si vede niente. No? Bello.
Soddisfatto? Sì. Hai fatto vedere il cuoricino di Formentera? No, abbiamo appeso ancora una cosina qua in cucina. Il cuoricino di Formentera. E buongiorno a tutti ragazzi, oggi è domenica 24 marzo. Finiremo, cercheremo di finire lo sgabuzzino che è stato imbiancato ieri, adesso va, bisogna dargli una bella pulita, poi si mette in batiscopa e iniziamo a portare via un po' di roba. Ultima pausa batiscopa, finalmente. Sì, proprio finalmente. Mettiamo lì così. Tac. Cosa abbiamo preso all'IKEA? Il vetro per completare il Bertha. Quindi adesso lo proviamo a mettere sopra e vediamo se ci piace. Ragazzi, abbiamo messo questo, solo che abbiamo messo un biadesivo un po' più potente perché ci sembrava troppo, e adesso da qua non si muove, è impossibile, anzi si stacca piuttosto il pezzo di legno che quel biadesivo. Avevamo un dubbio omletico, se è giusto messo in questa maniera col top bianco oppure al contrario in modo tale che si veda poi il vetro verde sopra. Ma quando, il problema è che quando noi l'abbiamo comprato c'era scritto vetro bianco verde, quindi penso che si poteva mettere in entrambe le parti. Se voi lo sapete, ce l'avete a casa, sapetemi dire se c'è un verso giusto oppure si può scegliere, anche perché non avrebbe senso che avessero messo questa pellicola di protezione se questo qua andava sotto, se no attaccavi il biadesivo sul... Vabbè, detto questo, finito di mettere il batiscopa e anche pulito per terra, lavato, portiamo a casa gli attrezzi, adesso chiudiamo e andiamo a smontare l'armadio a casa, perché poi domani, che lunedì, siamo in ferie anche martedì, e dobbiamo portare qua il divano e tutto il resto, quindi dovremo venire qui sistemare un po' anche dopo. Bene, detto questo, ci vediamo più tardi casomai. Ciao. C'è un armadio a pezzi in questo corridoio. Qua c'era un armadio che adesso non c'è più e... Sì, domani lo porteremo nella casa. Lunedì 25 marzo e abbiamo portato fuori a grande fatica il nostro divano. Zio Billy. Ecco l'armadio che avevamo nella casa di là, adesso lo posizioneremo qui in questa stanza. E adesso da far su e giù a portare mensole, mensoline e pomeriggio anche l'armadio completo. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è martedì 26 di marzo, la situazione qua è sempre più casino, qua sono le porte dell'armadio, qua abbiamo portato il divano, tutto sfoderato a pezzi e questo... Abbiamo montato l'armadio, adesso apriamo un po' e quindi dobbiamo spingerlo in sotto adesso. Scusate ragazzi se non stiamo facendo tanti video, ma siamo veramente molto, ma molto, molto stanchi e molto provati, che a volte siamo, ci dimentichiamo di fare dei video e quindi... Perché non ce la facciamo più. Forse è meglio così, perché a sto punto vedrete direttamente il finale, però comunque è molto molto dura. Molto impegnativo. Abbiamo posizionato la tavola da esterno in cucina, visto che la tavola ufficiale della cucina arriverà dopo Pasqua. Lo sgabuzzino è stato riempito di tutte le cose che erano nel sottoscala, quindi questo è da chiudere e nessuno vede. Il sottoscala è finalmente libero.
Stamattina abbiamo messo i bastoni delle tende sulla finestra piccola del soggiorno e anche sulla porta finestra. Le tende sono in produzione. Le tende in produzione della sarta personale. E adesso andiamo a prendere le catrecche. Finalmente. I chadreis, le sedie. E le sedie sono queste. Assicurate un po' per sbrigare tutto. È buono. È buono. Sono belle, ma sono molto molto delicate. Molto delicate. Però insomma, sono belle bombate così per dietro, di design, con piedini così particolari. Sono arrivate anche le sedie da esterno, quindi queste qua semplicissime di plastica, sempre bianche, che andranno poi a accoppiarsi con la tavola bianca da esterno. Beautiful. Andiamo? Andiamo. Per questa giornata era tutto, io domani sono ancora in ferie, anzi sono in ferie tutta la settimana, lui no, deve tornare a lavorare. Ciao. Se questo, io non so se questo video finirà, se non finirà, in ogni caso vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, e mettete un pollice in su per supportare questa serie e iscrivetevi se volete vedere il risultato finale. Detto questo, io vi ringrazio per aver seguito fino a questo punto e non mi resta che salutarvi. Quindi ci vediamo al prossimo video.